Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Eccoci nuovamente qui su Gamescore.it in compagnia del vostro Andrea Roccaforte di fiducia e oggi faremo il video gameplay di Elder's Blood, uno stealth game strategico a turni sviluppato da Shockwork Games e in arrivo tra il 13 marzo e il 10 aprile, in primis su Nintendo Switch, il 13 marzo, mentre il 10 aprile uscirà su cosa si chiama, su computer. Il gioco è stato, ve l'ho detto, è stato sviluppato da Shockwork Games e verrà pubblicato da No Gravity Games, che sono gli ex Fat Dog Games. Vediamo un po' com'è sto stealth game così strategico. Allora, vediamo, ovviamente l'italiano non esiste. Ok, new game. Non è un'opzione, ma the game won't allow manual save. Quick start up, skip tutorial, recommend playing the tutorial on your first run. Va bene, facciamo start campaign, vediamo un po' di che parla, vediamo un attimo. Is there a crime more reviled than the slaughter of kin? O come stanno a continuare a arrivare messaggi a tutto spiano? The rotting corpse of our father curses these lands. It must be done. I will reckon with the consequences in time. Dai, Kiko. Finally, my search leads me to a hilltop riddled with shrines. The crown. This is where it all ends. Allora, siamo arrivati qui su sta cosa dove tutto finisce. E vediamo un attimo un po' quello che succede. Allora, allora schiacciamola. Amiamo così. Adesso questo tizio non ho capito quello che deve fare, però ok. Beh, io giustamente dovrò tipo vendicare mio padre. Allora, i movimenti standard. Per muovere Duke devo selezionare una casella. Ok, mi posso muovere liberamente. Ok. Quindi, ah, io mi posso muovere dentro questa cosa, insomma. Ok, quindi mi posso nascondere. Quindi se mi muovo attraverso la cosa, come si chiama, l'erba alta o i cespugli, mi posso nascondere dai nemici. Ma solamente le azioni nascoste mi possono permettere di... Oh, ma quello che è? Come mi metto qua, vediamo un po'. One clean shot should put the creature down, albeit loudly. I pray none of its allies Speriamo live. che non ci stanno. Allora, per iniziare un combattimento così, dobbiamo selezionare l'abilità corrispondente, vedere quali sono gli obiettivi e non... Vediamo un po'. Quindi devo andare su Y, loud shout. Vai. Ciao Kiko. Beh, sembra che non ci sta nessuno, per fortuna. Ma se mi nascondo qua, tipo... Oh! Allora, qua dice: "When moving through the battlefield, always mind the wind." Allora, guarda sempre il la direzione del vento. E quindi, praticamente, se non riesco a nascondermi, i mostri vengono qua e sentono il vento.
Scusa, se io ci sparo a quello non si può fare. Non è meglio spararci. Cioè, scusa, vabbè. Oh cavolo, ho fatto una cazzata. Ah, ci posso pure lanciare la roba? Allora, praticamente se io lancio la roba, loro vengono attratti da... E quindi con più... No. Ah, con questo... No. Giustamente pure sto diventando scemo. E dove lo lancio questo? Tipo qua, no. Da sempre là lo devo lanciare. Scusa, ma se io ci voglio sparare a quello non si può fare? Ok. Ah, quindi con X posso finire il turno. Ok. Ah, perché quella là giustamente è la mia barra che mi indica. Ok. Oddio che ansia, però mi sta a cercare. No, oh. Oh. Che cos... Ah, giustamente posso utilizzare non so... Allora, posso utilizzare due tipi di armi. Un'arma principale e una secondaria. Vediamo un po'. Allora... Ok, allora, quindi allora se io li prendo da dietro li ammazzo subito. Questa cosa positiva, quindi... Ah. Vaiamo, vai. Fortuna. My ambush has brought the beast to its knees. It is vulnerable to banishing. Not the most. Ah, qui praticamente. Ah, posso praticamente evocare sta roba qua degli antenati dei cosi dei cacciatore. E va bene. A me costa una stamina. Ok, perfetto, andiamo là. Ta 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 ta. E adesso? Ma chi sta a far tizio? Ah, eccoci, benvenuti qua. Allora, il gioco come il coso, il capo di una piccola cosa di caccia. E i tizi si fidano di me. Allora, praticamente è stato 3 mesi fa che Duke se n'è andato senza di niente, così in un posto chiamato praticamente abbiamo seguito le sue tracce e ci hanno portato alla corona, che sarebbe dove stava lui, insomma. E per forza, dobbiamo fare un campo qua. Ok. Bene. E ci aspetta un bel viaggetto qua. Quindi...
abbiamo il campo, vediamo un po'. E ci abbiamo ovviamente dei compiti. Ecco il mio party qua, quattro tizi siamo, va bene. Campaign task, vediamo un po' che mi chiedono. Ok, vediamo un po'. No, non so capire, cioè, ah. Ok. E vabbè, aspettiamo il giorno, allora che dobbiamo fare? Ok. Un sacrificio là, trasparte, vabbè, e io fai così. Ah, qua ovviamente è quello che i compiti sono questi qua. E quella là che cos'è, mo sta cosa? On the road, vai. Speriamo che stia là il tizio. E partiamo adesso. Possiamo selezionare una destinazione qui e vedere un po'. Cioè, noi siamo qua e dobbiamo andare a The Crown noi. E vabbè, viaggiamo. E vabbè, Chicco, che dobbiamo fare? Beh, comunque sono dei tizi poco raccomandabili, eh. Oh, Duke, ma che stai a fa', oh? Oh, so Chief, Kiko. Ma che stai a fa', oh? Kiko, ma che hai fatto? Qualche ora dopo? Allora, era impossibile guardare, cioè era difficile guardare a tizio come era diventato. Ma che gli è successo? Perché sei andato? Cioè, non è bello rispondere a una domanda con un'altra domanda. Ma che vuol dire? Ti sei mai chiesto se abbiamo uno scopo ancora più alto di quello che abbiamo già raggiunto adesso e non sei pronto per affrontare quello che ho attraversato io perché devi essere pronto ad abbandonare tutto quello che hai? E questo? Ah. Dice che io che posso che utilizzo posso fare di me, che utilizzo puoi fare di me. Vabbè, dai, mo arriviamo, calmati. E andiamo là. Aiutiamoli un attimo. Ok. Noi siamo l'unica speranza. Vediamo un po' che si può fare contro questi mostriciattoli. Allora, schiacciamo là. Ah, là c'è sempre il vento. Ok. Ok, va bene, vediamo un po'.
Se riusciamo. No, perché se il vento tira da quella parte, io lo posso tranquillamente stabbare questo. No, lo cambiamo. No. Ah, ce l'abbiamo pure un altro. Ah, è cortizio qua. Scusa, ma se io voglio. Scusa, io che avevo utilizzato per fa. Già non mi ricordo. Ah, eccolo, eh. Ah, ci stanno pure i sensi di coso. Pensate che figata. No, ho fatto una cazzata. Vai. E adesso posso usare il Punish o no? Non posso usare il Punish. Vabbè, un'altra volta. Ma perché? Ma chi è? Oh, raga, ma avete visto quel coso là? Ma chi è? Ok. No, però vai, un'altra volta, ma Dio, pure questo sta così, uffa. E mo che faccio io? Ma se ci sparo tipo no, mi sono detto. Dai, su. Che cos'è quello là? Che cos'è quel coso là? Se non capisco perché quelli non si fermano, vabbè. Ma che so. Ma che ho fatto? Non è che devo. Mi sa devo. Aspetta e basta. Ma perché stanno per terra questi? Oh, regà. Chicchi. Come faccio? Cioè, non riesco. Ma io l'ho visto che stava là uno. Non ci sta, non ce l'ho tipo una pozione o qualcosa. Aspettiamo. Ah, ecco, ok. A posto, mo là che ci sta. Vabbè, io mi metto là dietro, vediamo un po'. Ah, eccolo. Ci lancio le cose. Oh, sono un cazzone. No, 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 no. Prima fa così. Mm-mm.
fatto una cavolata. Proviamo un po' a cambiare. Cenzo boh. Proviamo a fare così, però. Così lancio la cosa, no. Aspettiamo il turno. Purtroppo. Ma questi fanno un culo come una capanna. Oh. Aiuto. Come se me la so proprio cercata, eh. Allora adesso con questo qua invece ci spariamo. Ecco, facciamo così. E però non vi faccio niente, mo. Bella domanda. Ma lui ci sta sempre quella cosa nera. Che ansia. Proviamo a cambiare. Vediamo un po' se facciamo con la Y così. Ok, vabbè, lui un po' fa niente, quindi ciao. Ne potrei andare da questa parte. No. Ok. Magari devo salvare i tizi là, che ne so, boh. No, restiamo là, va. Che quasi no. È un po' un casino. Andiamo un po'. Ah, quello è morto così, vabbè, meglio. Ok, va bene. Ah, devo uccidere quest'altro qua. Cioè, io sto qua a fare le cavolate mie, vabbè. E vabbè, restiamo qua. No, io mi allevo. No, questo no, 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 mi faccio gli affari miei. Ok, vabbè, siamo qua. Ok, tranquilli, rilassati. Facciamo il turno così. No. Ah, devo comunque ammazzarlo io quello. Però se ci vado dietro. Lo potrei quasi ammazzare tranquillamente questo. Beh, vai, attaccalo, no? Perché non lo fai? Vabbè, ancora. Proviamo a far così, vediamo un attimo. No, mi sa non va proprio. Sai pure questo, vabbè, io rifaccio un'altra volta il turno qua. Oh, quello si è rialzato pure. Ah, vai. No, io leviamo questo, non lo sopporto più. Ecco. Oh, ecco. Ancora.
Muori. Levate. Ecco. E va bene, mo. Cioè, io vorrei capire. Passiamo a queste altre o no? Cioè, non capisco perché non mi passa subito agli altri. Vabbè, ah, perché giustamente stanno tutti per terra. Ragazzi, soldi, ma perché non ci vede? Ma quello è morto, ragazzi. Mi sa di sì. Mi sa di sì perché. Oh. Io lo devo comunque ammazzare quello, come faccio? Ma sì, vabbè. Ok, diciamo, avete capito un pochino come funziona il gioco. Ecco, ho leggermente perso. Però ok, il gioco bene o male era quello. Allora, andiamo sulla sua scheda. Prende, il gioco verrà distribuito da No Gravity Games il prossimo 13 marzo su Nintendo Switch, mentre il 10 aprile su PC. E sono attese pure delle versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Intanto potevo provare pure già la demo gratuita che sta sulle shop, ecco, insomma. Quindi ecco, la vedete qua. In più avete pure uno sconto del 40% se già avete qualche altro gioco tipo Dream Alone, Pirates All Aboard e tutti questi qua, insomma. Il gioco è stato sviluppato da Shockworks Games, vi ricordo. Allora, ragazzi, fatemi sapere un po' quello che ne pensate e ci riaggiorniamo al prossimo video, ok? Ciao ragazzi, seguiteci intanto. Ciao, ciao.